Cerchio e seno, raggio. Abbiamo una lunga strada da percorrere insieme, fratelli, e tutti noi speriamo che tale strada conduca verso la luce. Ricordate, noi non siamo tra voi per enunciare delle verità. La verità è in ognuno di voi. Il nostro compito e di aiutarvi a capire attraverso il colloquio. Voi stessi dovrete costruire, il nostro deve essere un dialogo. Noi sappiamo che vorreste comunicazioni di ordine elevato e che trascendono il sapere umano. Ma noi vi diciamo, tutto deve avvenire gradualmente. Alzando gli occhi al cielo, si può vedere volare maestosa un'aquila che domina con la propria forza le leggi naturali ed ognuno nel proprio intimo vorrebbe essere quell'aquila. Ma non possedendo i mezzi necessari deve suo malgrado arrampicarsi per salire in alto e non volare. Domanda. Raggio, chi sei stato tu che sei la nostra guida spirituale? Sono un vostro fratello maggiore, in posizione privilegiata, unicamente perché non lo riveste la materia. Che importanza può avere che io sia stato un umile pastore di gregge o un umile pastore di anime oppure un potente? Vi dico questo non perché intenda imporre a voi una mia volontà, ma per esprimere un mio desiderio che vi prego di soddisfare. E mi raccomando, non poneteci su un piedistallo, non fate di noi degli idoli. Se ciò dovesse verificarsi, saremmo costretti, nostro malgrado, ed in nome dell'amore che ci ha condotti a voi, a rinunciare alle esperienze che assieme conduciamo. Il vostro desiderio a seguirci rappresenta per noi tutti una ferma volontà ad agire e speriamo che tale volontà possa trasformarsi in benefica radiazione di amore per voi tutti. Perseveranzia omnia difficultate superat. Amati fratelli, la pace sia con voi e che il Dio Onnipotente vi illumini sempre.